Un anno di canale, yeah! Mannaggia, ho sto a 90.000, volevo fare 100.000, un anno 100.000, cazzo! Volevo fare solo gli Harry Potter, stavo a 200 milioni. Però no, ho iniziato il trono, finisco tutte le stagioni. Oppure diversificare, perché bisogna diversificare come la gente normale, a chi ha poco di fan di altra roba, vabbè va, già un anno. Veramente io stanno ho vissuto di più, un anno e mezzo, perché non ho dormito. Una settimana, 10 giorni da gente normale. Grazie a tutti! A quelli che mettono mi piace, a chi è iscritto, ma soprattutto a chi guarda le pubblicità e a quelli che mi dicono che state diventando un po' tantini, che mi dicono Patreon e donazioni. No raga, non c'ho il coraggio. Allora, e donazioni può essere, guarda, in futuro può essere una tantum, può essere Patreon, no, sì, mi pia l'ansia, cioè già mi pia l'ansia così che mo chiedete quando esce la roba, che io voglio fa uscì, quindi mi sbrigo e non dormo. Ah sì, poi se mi pagano pure è finita al mese. No, e donazioni una tantum, magari, vabbè, se t'ho fatto ride mi doni qualcosa, se può pure fa, ma non adesso non c'ho il coraggio. Vabbè, tagliamo l'intro che dovete dare pure questa, che so 2 mesi che non fa Mertrono del Muori. Via! Negli episodi prima di Harry Pottersley. C'è il recap, guarda, manca a farlo apposta, dai! Altro editing, che cazzo. Piamo se grande inferno, ma piamo se tutto il nord. Appunta, quest'uomo è vittima di un errore giudiziario. Ma va a cagare. Me devo fare la barba? Ah no, perché io entro dentro Summer. Pervertito, abuso di animale. Ho visto tutto. E mo fatti i cazzi tua. Io la accuso di trombarsi con Sanguinei. Cesira, mi ha attaccato la malattia. Madonna mia cugina, sto male veramente, eh. Dragaris, dacci una mano. Ma va a cagare. Vi salvo io, sono fortissimo. Benvenuti al gabbio. Tu sei omosessuale, non puoi sfornare eredi. Tu sei eterosessuale, hai sfornato solo provette. Catchphrase. Whatsappo su mai, invoco su mai. Non possiamo accogliere tutta Essos. Che strana sala parto. Complimenti signora, è un Venom. Sigla! Era una cifra che ne cantavo, non mi ricordo dove eravamo. Siamo nel vivo della guerra, sta da paura, almeno quella. Perché pure oggi, indovina un po', il cast serio si sfortisce quando mai Martin ci tradisce. Non te devi affezionare. Sono zero gioie, sono dolori. E dai col trono del muori. La quinta puntata, la metà della seconda stagione della sedia puntuta del decesso, come inizio ordisce con l'accampamento Baratheon da parte di Renly, che parlotta con Kat. Lo giuri? Su tu madre. Cosa? Sulla madre. Mi fio è bravo. Vabbè, famo sto federalismo. Tu figlio potrà continuare a chiamarsi Re del Nord. Ma perché l'ho deciso io? E se pia tutte le terre sopra al po'. Mount Caelin. Ma dovete abbozzare. Oh, dovete abbozzare. Giura fedeltà. Io sono re di tutte cose. Come Ned e Robby. Red e Tobby. Ma quelli poi si sono ammazzati tra di loro. Come Ned e Robby, ma meglio. E vabbè. Però vogliamo anche la Dalmazia. No. E vabbè. Oh, il Nord finalmente corona il suo sogno. Il reddito di cittadella. La bastard tax. Dopo anni di battaglie. Finalmente. Ma perché sta musichina? How could this happen to me? Boom, cortello. Ma è che alla jive di giornali. Ombra di colore, guarda un po'. Uccide il leader di una fazione. È stato portato da un barcone. Davos scafista. E allora c'hanno ragione. Le ONG rosse. Combacia tutto. Allora lo fate apposta. 35 dragoni d'oro al giorno. Vabbè, pure Rally, così, a inizio puntata, raggiunge il mondo dei più, che stanno veramente a diventare più di quelli vivi. Ora è nell'al de là. E dove sta? De là! E non le faccio le battute, è morto, penetrato da dietro, no! Qui c'è una certa eleganza, porca puttana! Salvando Shay, perché sono elegante. Nooo! Ma vale uguale il contratto, eh? Shay non te demo, arrivano le guardie. Cosa avete fatto? Non è come pensi. Oh, abbiamo fatto un contratto verbale, va bene uguale, eh? Tutti contro Brienne. Fine tutti contro Brienne. Regà, ma non ci provate, ma state buoni da una parte. Brienne, medaglia d'oro al torneo te gonfio de prima. Brienne ci rimane malino. Era il mio primo giorno di lavoro a tempo indeterminato. Ma Kat è lì, pronta a consolarla.
Oh, tu hai sentito, eh? Aveva detto nord libero, nord libero! Devi testimoniare! Andiamo via! Non lo lascerò qui mai! E allora ci ammazzano. Ok, via! Cambia di idea in mezzo frame! E via! Gregge de navi, no! Stormo de imbarcazioni, nemmeno! Flottone Baratheon! Da parte de Stannis! La consorte del re è distrutta dal dolore! No, no, Don Quadri! Ecco! La consorte del re è distrutta dal dolore! Ah, Porello Loras. Era la coppia che si voleva più bene, eh? Cioè, come Ned e Kat, ma senza il rancore millenario dei Kat. Pensaci un attimo. Arriva Dito Corto, che informa tutti che Stannis sta arrivà. E mo se fregherà tutti i soldati, perché noi abbiamo fatto inspect. E mi vuoi consegnare a lui, vero? Avessi voluto farlo, già stavi dentro un sacco. Giusto. C'ha ragione, Damose. No, io a Stannis gli faccio un culo così. E fidate che sono esperto. È stata Brienne a ucciderlo, ma ci crede nessuno. Infatti, c'entra Stannis, te dico, fidate. Sarebbe stato un buon re. C'aveva la locura. Già, lo so. Damose. No, tocca fare un po' del gioco del muori qua. Dai, combo del muori. Tu vuoi la vendetta. Bravo, fai bene. Allora devi essere più sveglio. Da morto non lo vendicherai. Ti farebbero a pezzi prima che tu possa dire Brigitte Bardot. Fai un po' d'amore, fratello. Vado. Blitz. E vabbè, a posto. Troppo facile. Sei forte. Pure te. Il tuo sogno nel castello è essere una regina? No, ma che scherzi, ma dai. Pure modesta. Io voglio essere la regina. Si odia una voce in lontananza. Quella di Loras. Pure io. Mircella Marcella e le amichette giocano a un 2-3 martel. Mentre Tyrion avverte l'unica degna di essere regina, me sei mancata! Cersei, Cesira! L'avverte che Rally ha raggiunto la madre dei bambi. E chi è stato? Guarda, anzi, capisci? Sti cazzi, basta che sia morto e namo! Sì, ma c'è ancora Stannis. Sì, ma c'avemo i sordi. Vabbè, ma mica contano solo quelli. Tu non hai capito proprio un cazzo di niente, c'ha ragione il nostro padre, te non sei l'Annichest. Hai salutato la piccina? Non ce la mando Marcella in Erasmus a Dorn. Ma già sta facendo i tipici giochi loro, non vedi? Ah, non vedi? Oh, non è spoiler, dai. Non ci capisci un cazzo se non sai, su. Ci servono alleati. Dovemo vendere i nostri parenti come pecore. Così famo in stepo che su. Se dobbiamo discutere proprio le basi. E dovremmo anche discutere la strategia di difesa di sta città. Non sono affari che ti competono. Ci penserà il re. E sono molto contento, perché Joffrey sarà pazzo però intelligente. Quindi c'ha un piano. Che vuole fa? Vuole fa tutte cose incredibili. C'ha un piano fantastico, sicuramente. E qual è? È prerogativa del sovrano tenersi i dettagli per sé. Va bene, ma il quadro generale allora qual è? Senti, non mi dice un cazzo. Non mi dice, non lo so. Regà, è porco Giuda. Guardate, se devo difendere sta città da solo, che da solo non riesco manco a piar vino nelle mensole alte. Alto fuoco. Sta pià per culo. No, certo, proprio alto fuoco si chiama. Oggi, guarda, ne è giornata, eh. Mandate un po' a corvo a Cemi. Con scritto, non c'è cosa più divina che trombasse a cugina regina. Firmato Lancel. Si chiama così, alto fuoco, niente di personale. Ok, il grande piano per la difesa della città è tirà tutte botti grosse così, piene d'alto fuoco, sulle navi di Stannis. Stiamo a ferbute i Targaryen qua, eh. E tanto già ci stiamo come loro. Ma dove siamo ferbute feri? Vabbè, mollevate. E di a Bron di farti la bua se mi succede qualcosa. Bron, per cortesia, mi faccia la bua se succede qualcosa a Tyrion. Ma no, dai, io stavo a scherzare. No, mo mi fai pena. Purello Lancel, bullizzato da tutti. Prima Robert, mo Tyrion. E che cazzo? Arriva lo scafista pagato da Staros, che vorrebbe avvertire il re che suo figlio è nato. Ma fosse lui farebbe il test di paternità. No, no, non mi interessa. A me però non mi pareva tanto magia della luce, signore della luce. Non voglio sapere niente. Ma che fai, sta sfagà? La 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 la. Oh. Beh, non fare oh, arresa? Te taglio l'altra dita, te ce fa in braccialetto sto giro, eh? Scus! I soldati di Rally mo sono miei, tranne i Tyrell cattivi, li estirpo tutti! Questo è l'importante. E anche se mi ha tradito, sarà stata solo un'avventura! E mo basta, eh? Oh!
Vabbè dai, non voglio litigare. Mo che se fa? Il piano di questo de re è attaccare la flotta Lannister per poi assediare a Prodo, perché ci mette tutti i cararmatini. Basta che lo fanno tutti sei di seguito, finimo l'obiettivo. Ma te porterai pure Melisandra? Oh, avevi detto che non volevi litigare? Ma sarà una vittoria più sua che tua! Sta rincoglioni tutti con sto signore della prima fiamma! I soldati dicono che lei ti controlla! Fai tutto quello che dice lei! Preme R1 attacchi! Preme triangolo pilar va domani! Se lei dice Perry, tu dici con quale scudo! Ha il pieno controller di te! Scusa, io te voglio bene, ma te devo dire la verità apposta perché io te voglio bene. C'ha senso quello che dici? E allora che dovrei fa? Attenzione, un po' dello Stannis retto e giusto, quello che piace tanto alle persone. Parti senza di lei, digli che devi andare a una riunione, una convention di aggiornamento per lavoro. Ok, dai. Back to the Tyrion, che passeggia in mezzo al popolino. Anche lui è ino, quindi gli piace farlo. Mentre discute con Bronn tutte strategie per difendere la capitale. Vengono sempre qua a romper cazzo, oh. Ma trasferimo l'Alto Giardino sta capitale, no? Piateve pure i septi, piateve la politica, tutto. Ma che fa l'apposta, ecco uno del Movimento 5 Septon. Basta politica, è satira, cioè, più per culo tutti, eh? Non me rompete i coglioni, satira, satira. Perché il sistema è corrotto. C'ha ragione, eh. E quelli quando fanno i riunioni di famiglia sono strane, fidate! No, zitto, fatelo tacere! Mi vogliono censurare! No, non sia mai! So tutti radical chic, sinistroidi, destrorsi, populisti, buonisti, babbanisti, demagoghi, ospite nel castello tuo, vogliono in mare! Sotto la barriera tutti terroni, però come ci venite al mare a Dorne? C'hanno pure le scimmie deformi! LOL, parla di te, eh? Rincontriamo Tion, il maestro degli F4. Sempre lui che guarda il mare basito. Arrivano i soldati che il padre gli ha gentilmente concesso per la sua barchetta, mentre la sorella ha frotta. Stamigna flotta. Benvenuti alla Sea Beach, Sea Witch, strega del mare. Io sono il vostro capitano e vi accompagnerò per tutta la durata della crociera. Ma chi te sei cula? Boh, questi manco sono partiti già a ammutinamento. Anche se manco ci sono arrivati sulla barca, non so se sia ammutinamento. Ah, ragazzi, io aggiornavo il curriculum sulla LinkedIn da quando eri uno spermetto polipetto con un tentacolo. E mi servi te, quasi uomini de ferro, ammira lo spessore. Ma ci sono delle gerarchie, io sono il capitano. E allora conduci sto allora? Che si dice? Eccola il capitano! Wow, rispetto! Viva le gerarchie! Meno male che c'è il primo ufficiale a dargli una mano, che gli spiega come funziona. Qui sono tutti uomini di ferro. Ma dove stiamo, su Krypton? No, quello è l'uomo d'acciaio, Superman, Kal-El. È parente di Khal Drogo? No, quello è Aquaman. Conosce mica il dio abissale? Ma di che cazzo stiamo a parlare? Non lo so! Sono 12 mesi che non dormo. Ma perché invece dei razzi ai pescatori piccoli angeli non andiamo a fregasse tutte le cose della casata Tallart che sta qua vicino? Ma stanno così con gli Stark. E io sono amico degli Stark, di Rob. E allora continueranno a prenderti in giro. Non sarai mai nel club di quelli fichi, dei bullettini che fumano e vanno in canoa senza casco. E sti cazzi. Ma che devo fare quello che dici te o non vengo accettato da quei quattro analfabeti funzion Lannister come voi? Rob è amico mio e non lo tradisco, ok? E allora sei stronzo. Le cattive compagnie. Ma sono le scelte che dicono chi sei. Arya ha fatto carriera, Carraria, e ora è la stagista schiava, ma per davvero, di Tywin. Che pure lui discute da guerra. C'hanno l'argomento solo sta puntata. Robb Stark è forte, l'avemo sottovalutato. Come lo fermiamo? Qualche idea? Perché quella porpetta non mi sta a dar retta? So stanco. E vai a dormire per sempre. Ringrazi i sette che se Lannister raccomandato a quest'ora manco lavorare Mac Rolland avresti trovato. Oh, grande Tywin! Tywin è forte, è intelligente e non sottovaluta Rob solo perché è un pischelletto. Arya cerca di fare la vaga, ma sbam interrogazione. Posso andare al bagno? Da dove vieni, ragazzina? Da Narnia, terra di mezzo Grosseto. E qual è il simbolo di Narnia, terra di mezzo Grosseto?
Un grifone con occhio rosso dentro un armadio! Da dove vieni, forza? Non mi fa ripetere le cose! Lo vedi che t'hai un intelligente? Pure troppo! Vieni dal nord, ve? Sì, vengo dal nord! Che casata? Quella che te pare! Tanto lui in quelle del nord me l'ha insegnate a frustate! Casate e uncinetto! Che bello essere una principessina, eh? Te stupisci che divento un'assassina psicopatica, Stark? E che reputazione ha Robb Stark? Va sempre nelle tendenze! Lo chiamano il giovane lupo! Ha grandi progetti! Vuole fa cupole dappertutto! Così Robb, il re del centro nord, il giovane lupo con la galluscia orta orta e non frebbuta. Dicono sia immortale. E tu ci credi? No. Chiunque può essere ucciso. Mi stanno brutti. No, no. Aria, stai calma, eh. Fosse stato uno più stronzo te inchiodava al muro. Non imbruttire i lord. Aria, con la scusa d'anna a prendere l'acqua, se fai i giretti. E zan! Il tizio che ha fregato il Luca Rog. Quello ingabbiato. Jaqen N'Ghar. Quest'uomo dice ciao. Ciao, Derma. Con la divisa Lannister official. Traditore! Non so io quello che gli sta a portare l'acqua. Sei ipocritina, eh. Ipocritaria. Ma non avevo scelta. E invece sì, potevi scegliere di non farlo. Potevi scegliere di dargli una cortellata quando stava in riunione e fine della guerra. A voi a scelte. No, no, è Sansa quella da odiare, mica io. Quest'uomo ripaga sempre i propri debiti. Soprattutto se porta la divisa Lannister. Questa ragazza ha salvato 3 vite. Lo so, so forte. Le ha rubate al Dio Rosso. Ho sbagliato? Quest'uomo adesso... Vabbè, che palle parla come lui. In sostanza, Ariadin. Hai diritto a 3 desideri. Che bello. Ma qui stavo nel trono del Muori. E i 3 desideri sono 3 decessi. Ancora più bello. La lista lunga quanto la vorrai. Dimmi 3 nomi. No, questa ragazza deve dire a quest'uomo 3 nomi. Mi dispiace, ma te sei infognato su sta cosa? E ma fai bene, Jaqen. 000, licenza di uccide, Stark. Allora, fammi pensare. Aria, digli la lista a sto punto, no? La ripeti ogni notte. Sì, Joffrey. No, Joffrey sta in un'altra città, uno che sta qua vicino. Ah, vabbè. Quello che tortura tutti, che fa il quizzone. Messer Conti, Messer Sottile. Sicura? Non ci swick? Messer Sottile! Quest'uomo dice dai! Ma pensare un po' a lungo periodo! Al quadro generale! A Tywin! Sì, ma io sono porziva, so come mia madre! Quello mi ha fatto lo del culo! Tra! Vabbè, già! Si torna al vero nord. Tutti a cercarsi o Benjen. Magari è vivo, no? Certo. Tutto da solo a mezza neve. Come no? Piano così debruti, vabbè. Oh, è Stark! E allora che siamo venuti a fa'? Per il monco, il pugno dei primi uomini! E che cos'è? No, Sam! Non lo sapete che posto è? Sam, te prego! Spiegone! Sam! Prima dei Targaryen, prima degli Andali Andali, prima degli Ariba Ariba, c'erano i primi uomini. Fine. Ok. Sta arrivando qualcuno. Corin il monco! Ah, meno male che sono nemici. Vivremo un altro giorno. Evviva. Mamma mia, tra Sam e questo, ma che gente è? Quello più presa bene è Jon, pensa come stavo messi! Torniamo da Tyrion, che se spizza l'alto fuoco. Non mi pare così slanciato. Devo dormire 15 giorni di seguito, raga, per recuperarlo. Ma questo brucia tutto, eh? Legno, e grazie al cazzo. Pietra, ah però, ferro, ma coglioni, brucia pure il fuoco! Se vabbè, ma chi ci crede? Senza offesa, eh? Senza offesa, tu sia qua, pelà Stark! Questa è roba buona! Compreso nel prezzo, ti faccio pure la strategia di difesa, va! Tu lo metti nei barili e poi la tiri! Come una catapulta! Una catapulta! Che dici, Bran? Non lo so! Proviamo a tornare all'altro negozio! E se i barili non si rompono e Stannis ci ritira presso? E se non ce li cogliemo con le catapulte? Va che è difficile, mira! E se piove? E se c'è traffico? Ma io non parti, guarda! E te va mai di fa niente, oh! Non si può continuare a vivere così! Quando c'era Aerys non avresti parlato così del mio ordine. Aerys era un traditore del suo popolo. Ha fatto anche delle cose buone, tipo appunto l'alto fuoco. Guarda quanto. Mali morte, mandate gli ispettori ONU. Voi la dovete smettere di preparare questa roba per mia sorella. Bravo Tyrion, è troppo pericolosa sta cosa. Oh, fa esplodere la città.
Adesso la preparerai per me. Ma scusa, Artra, ne vuoi? Non si vede la fine del corridoio, sbuca Kart! Te giuro, sbuca Kart! Guarda, ecco Kart! Daenerys cerca di fermare il figlio che vuole fa botte. Sta parlando con me? Sta parlando con me? Pezzo de pecora, questo sei! Te dice bene che mia madre non mi sta a disdragaspis, guarda! Dragaspis! Ah, il primo da Castris! La CGI cresce così in fretta! Quando gli sbucheranno le altre due zampe? Attenzione, battaglione! Tra le due ancelle! La Calesbrix è più amica mia! Guarda, t'ho riparato le scarpe! No, la Calesbrix si confida con me, vero? Va che bel vestito che t'ha regalato Zaro Zorro! Ha fatto sta chiappone! Ah, l'ultima volta che mi hanno regalato un vestito così mi hanno venduto un barbaro pazzo assassino! Che grand'uomo che era! Come mi manca! Ma gli uomini vogliono solo una cosa, eh? E che non lo so, ci ho costruito una carriera. Sembrerai proprio una principessa. Non è una principessa, è una Calesbrix. Qui stiamo perdendo le tradizioni. La Calesbrix esce col vestito e fa tutte faccette. Madonna, ha fatto ammazzate le risate. Bla bla bla, sì, mi frega il cazzo. Guardate un po', che sto la fa? Gli imitrachi, come al solito, se fanno riconoscere. Perché se vogliono fregare il cigno sbrilluccicoso. Lo vedi? Questo alimenta gli stereotipi. Allora, siamo ospiti, mica potremmo farlo. Ma certo, ma no, ma perché ci ha preso? Ma dai, oh, così ci offendi, eh? Non hai capito niente di noi. Quando finiscono d'ospitarci, se lo fregiamo, no? Mica siamo bruti, siamo imitrachi. Ma non va bene uguale. Perché? Perché no? Io questa non la capisco. Sta disobbedendo la Calesbrix! A morte! Mio fratello diceva che gli imitrachi vengono qui e ci rubano le cose e il lavoro. Ma non è vero, totrofoba! Ammazzano pure! La Calesbrix viene chiamata da un uomo con un rossetto particolare. Payat Pri, il mago de Quart. Basta coi maghi! E però... Che bel rossetto! Tonalità rosa di Lianna! La vuole vedere un po' di Street Magic? Veramente, guarda qua! Ah, mi stai a distrarre apposta! E io guardo su, zan, so in due! Oh, che bravo, complimenti! Vabbè, ma da già gemello! The Prestige! De Prestige, porco Giuda! Vabbè, ti aspettiamo alla casa degli Eterni! Tutte profezie per te! Ho detto basta con Harry Potter! Lo devi scusare! È uno dei 13! Veramente no! E gli da giù di Ombra da sera! Ah! Che cos'è la casa degli Eterni? È il posto dove si drogano! Ah! La devi proteggere! Sbam! Leonardo DiCaprio! No! Chi sei? Nessuno! Ah, ciao Jagen! No! Devi stare attento, è in pericolo! Dimmi qualcosa che non so! Se vogliono arruba i draghi! Ok, questo non lo sapevo! I draghi so rari! So gli starter, lei ce n'ha tre! So fuoco con le zampe! E il fuoco è potere! No! La conoscenza è potere! No! Il potere è potere! È tutto potere! Ma chi cazzo era? Torniamo a inizio puntata. Kat e Brienne si domandano chi poteva essere quella specie di fumo nero. Ma so sicure che è stato mandato da Stannis, perché gli assomigliava. L'ombra di Stannis, l'Heartless di Stannis. Oh, mo vado a averti roba e poi torno a casa. Dai miei figli piccini. Quello che dovevi fare dalla puntata unissima. Solo bordelli ha fatto. Non ho mai conosciuto mia madre. Mi dispiace. Ma non t'ho chiesto niente. Il parto è duro, eh. La sagra delle frasi a cazzo. Brienne si sente in colpa per la morte di Renly. Ma no, l'hai servito con coraggio quei 10 minuti che sei stata guardia reale. Mo che sei disoccupata, perché non t'unisci a mio figlio? Ma non come guardia reale, eh. Porti in pozzellina, né cattiveria. Ma chi lo conosce a tuo figlio? E fa come te pare. Ma potrei servire te. O hai paura di queste superstizioni che porto sfiga? Ma no, ma che vuoi che mi succeda? Però c'è una clausola, me devi far massa Stannis, eh? Vabbè, a posto, ti aspetto. Ora appartengo a te, morirò per te, tutte cose per te. Massa, così facile? Sì, Brie, sei un po' una bandierina. E io ti prometto che ci sarà sempre un posto a tavola, che c'è Brienne in più. E non ti chiederò mai imprese che possano arrecarti disonore. E ti porterò da Artolettatore, e ogni giorno una passeggiatina. Lo giuro sui dei vecchi, quelli nuovi, quelli di seconda mano, a chilometro zero. Altro giorno, altre incombenze per Bran, il lord di Grande Inverno. Chi ha detto lavoro minorile? Bussa via! Le pecore e le uacche! Ti daremo un paio d'orfanelli per gestire le pecore e le uacche.
Valli a scegliere all'orfanile. Boh, Arigon! Faccio finta che sono tutti Lannister. Abbiamo finito? Lord Stark! E basta, ma questo bambino deve giocare, non lavorare. Chiamate la gendarmeria un po'. Thorin is under attack. Azz, is under attack. Bran, da Lord Bravo, Brovan, si preoccupa del suo popolo e vuole radunare tutti. Ma proprio tutti! Se gli offriamo la protezione, ricordiamolo che siamo tipo la mafia, e poi non gliela diamo, perché ci dovrebbero pagare i tasse? Per pizzo, siamo la mafia proprio. La mafia, regà, cioè, cattive casate, sono la mafia. So proud! Mini sorriso per te. Tonks Osha, so 5 video che c'è sta attrice ormai, oh. Ninfa Osha Tonks, che non sa dare una risposta alla domanda di Bran. Che so i corvi triocchi? Chiuti? Non sa o non vuole da? Chissà, chiedi a Luwin. E non lo sa, e allora non esisteranno, no? So quello che ho visto. E che altro hai visto? Il mare, che arrivava a grande inverno. E tutti affogati. Pure Ser Roderick. Ma stava in montagna. Ma può essere una metafora. De gente che ha a che fare col mare, no? Nah, hai una grande fantasia. Non è mica una profezia. Ufficio misteri? Non so di che parli. Sicura? Devo portare i tuberi in cucina, ciao. Northern Artra Wort. Ecco Corin il monco. Ma non mi pare monco. Ha una mano che pare che sta a fa sempre il segno di intesa, capito? Gli sono rimasti solo il pollice e l'indice. Ah, Corin informa i nostri eroi che Mance Rider, il re oltre la barriera, ex corvo, ha radunato tutti i brutti ed è diretto a sud. Guarda caso l'estate la vogliono passare su sud, quelli del nord. E grazie a Mance che gli insegna tutte le strategie nostre, ci frebuteranno. Saranno più simili a noi. E allora noi dobbiamo frebutare loro. No, non siamo, dobbiamo abbassare il livello loro. E invece sì, vado a far secche le sentinelle. O ci sgamano. Si crea un piccolo contingente e John rivela i primi sintomi della sindrome dell'eroe. Vengo pure io. È troppo pericoloso, saltami cliché. Ho ucciso un estraneo. In quanti l'hanno fatto? Sì, vabbè. No, no, davvero, davvero. Ah, me coglioni. Sì, ma c'è ancora la mano che te fa male da quella volta. E te sei fatto menata un vecchio! Ah! Oddio, io lo dice veramente! Io gli avevo detto per piallo per culo all'altra puntata, non mi ricordavo! Cazzo, ho frebutato Joer! No! Non si preoccupi, lo faccio io il suo attendente al posto suo! Oh, grazie Sam! Mo che mi hai detto così, so proprio sicuro che tu rimani qua, John! Sam, dai! Vai a non dimagrire dopo giorni di marcia nel freddo da un'altra parte, per cortesia. Che almeno Early c'aveva la scusa che stava su un'isola, a fancazzo. Rimane grasso, famo che ok. Ma te t'alleni ogni giorno le marce dei chilometri! Semeniamo tutte cose, com'è possibile? Vabbè, vabbè, vai, vai! Yeah! Ritaglia de carte! Daenerys e Zorro passeggiano mentre conversano di cose alte, come solo la gente del loro rango sa fare. Ma insomma, due giorni, eh? Ma no, che schifo! È too old! Khaleesi, che cosa vuoi? Questo parte che domande strane. Attraversare il mare stretto e ricchiappammi il trono de spade. Perché? Luna, ma cos'è l'amore per te? Madonna mia! Perché è mio! Mio! E tu invece, che vuoi? Perché mi hai salvato e hai messaggiato su mai, invocato su mai? I can show you perché. E io te dico vabbè. Cassafortone, la porta è fatta in acciaio de Valiria. Ma vedete che ogni tanto ci c'è fuori la roba de Valiria. Raro raro, truffatori, questa è la verità. Ma che è il cavo de Rovazzi? Niente può aprirla, tranne questa. La gemma del tempo, sta chiave. Sì, ma non ho ancora capito che vuoi. Non è chiaro dalla cassaforte? Lascia perdere proprio la cassaforte! Quello che c'è dentro è importante! Non pensa troppo che ti fuma il cervello! Sognifuga! Dentro c'è il malloppone! Che possiamo usare per comprare armate, navi e solite cose, il kit completo con cui sta Westeros. Ogni tanto lo dicono tutti così: vendi le uova, te compri le armate, le navi e conquisti UE, come se fosse facile così, no? Cioè, ah, quindi vuoi aiutarmi? Che bravo che sei! Sei un caro amico, ti amo di bene! No, no, io mica peggiora! Io ti voglio prendere in moglie! E qua me lo chiedi, in un sotterraneo davanti a una cassaforte piena di sordi. Romantico, eh? Beh, in effetti sì.
Che belli soldi! Poi faccio bella figura che amici, oh! Starte from the bottom, un nome sposa a Calesbrinks! I nostri figli saranno principi e principesse! Calesbrinks! Principi e Calesbrinks! Sì, certo! So più arida del giardino delle ossa qua fuori! Non ho compreso! Beh, le faremo sapere! Daenerys avverte Jorah dell'offertone! E Jorah le consiglia di fargli sapere di no! Ma tu parli così perché sei geloso! Ma se quello ti dà le armate e i soldi, poi sarai suo per sempre! Sì, e questo è il piano, ma ha detto... Ma Calesbrinks! Jorah, te ci mette pure te, eh? Oggi risolvo tutto, eh? Pure te! Che vuoi? Sta puntata si doveva chiamare Che vuoi? Vederti sul trono di spade! Perché? C'ho un déjà vu di 30 secondi fa! Perché è tuo! Tuo! E perché sei bravo! Persone come te ne nascono sempre meno. Io ti guardo e non mi sembri reale. Sembri quasi un'attrice che interpreta un personaggio con una parrucca platinata. Sì, sì, tutto molto bello, ma tu non c'hai la cassaforte col malloppone, E non fa qua la faccia però. Dai, che devo fare per te? Trova la tua strada. Un consiglio concreto, per favore. Cerca alleati al di là del mare. Lascia perdere sta gente. Damose. Se danno tutti. Sta puttana si deve chiamare Damose. Ok. Plot twist. Ma come 2 secondi fa stavi in pues? Aria? Aria? Donnola! Eh? Eh? Ah! Colpisci come una fichettina! Te devi mettere per così! Per così? Esatto! Bersaglio più piccolo! Giusto, giusto! E dovresti anche levarti i pantaloni! Così non ti sei impegnata la spada, queste sono molestie! Qualcuno strilla! E che è successo? Mercer Sottile, purtroppo, è caduto dalle scale! Succede! Poverino! Salutava sempre! Pure da morto, guarda! Ma è stato un incidente! Una disgrazia! Una fatalità! Fine! Oh! Annuncetto del muori! Pausa di 1 mese! Agosto mi riposo! Perché mi devo riposare caso 12 mesi veramente di seguito! Non perché agosto YouTube non paga un cazzo, eh! No, no, no! Meglio così perché sennò continuavo e crepavo fra 3-4 anni di stress! Che comunque li farò uguali! Me li tengo per settembre, però un paio li faccio sicuro, mi preparo. Un anno di canale. Come vola il tempo. Come i draghi, viverne. Dai, in un anno 5 ripotte. Che so 10 video. 2 stagioni e mezza del trono. 9 puntate del libricino del muori. Specialini vari. Canzoncine a cazzo dei matacane. Fatte solo perché magari ci stavo a mettere troppo a fare un video. Perché sto edita sempre di più. All'inizio non era così. Un'ora scrive un video. Potrei fare un video al giorno. Infatti dovrei fare live. 1 mese per editanza può fare sta vita. E allora proprio per non lasciare il canale guarnito, il canale in balia dell'algoritmo di YouTube. Faccio quello che muoio, faccio come Ned Stark. Canzoncine. Vabbè dai, comunque non è male per 365 giorni. In sostanza, vi auguro tanta felicità, ma soprattutto guardate le pubblicità. Ciao ciao.